Scarpe rosse contro la violenza sulle donne. Uomini, donne, ma soprattutto molti ragazzi, sabato mattina a Ravenna hanno partecipato al corteo organizzato in vista del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Giulia Balestri, Simona Adeleandro, Ilenia Fabbri sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno ancora molto sommerso all'interno della società. Vittime che hanno pagato con la vita una violenza che quotidianamente può essere perpetrata in diversi modi, ha ricordato oggi il corteo, hanno ricordato gli studenti del liceo scientifico Oriani di Ravenna che hanno dato voce con uno spettacolo ad alcune donne uccise in Italia. Abbiamo bisogno che i giovani e le giovani si uniscano a noi, perché attraverso il loro modo di parlare, il loro linguaggio, facciano da trade union fra noi e i giovanissimi. Perché il cambiamento culturale non può avvenire attraverso delle parole, diciamo così, pronunciate solo da chi è più grande, da chi ha una visione diversa. Devono essere loro, perché saranno le future mamme, i futuri papà di questo nostro mondo. Oggi avete ricordato Giulia Balestri, Simona Adeleandro e molte altre donne. Ravenna ha pagato tanto su questo aspetto, vuol dire che è sotto casa, non ce ne accorgiamo, ma è sempre qui vicino. Sì, purtroppo lo diciamo in ogni consesso, la violenza sulle donne è trasversale, è molto frequente, è presente, e quello che noi vediamo è solo la punta di un iceberg, quindi assolutamente ancora tanta strada c'è da fare, non ci dobbiamo fermare, ma assolutamente non dobbiamo far finta che non esista. Quindi ognuno di noi ha un compito ben preciso nella nostra società, che è quello di riconoscere i segnali di violenza e quindi non considerare che una denigrazione, un atteggiamento vessatorio sia solo una violenza psicologica, sia solo un modo non corretto di porsi, perché queste sono vere e proprie violenze e dobbiamo partire dalle piccole per modificare questo nostro comportamento, perché le violenze sulle donne vengono agite prima in modo molto lieve per poi arrivare a quelle che sono, quelle che abbiamo visto, forme di violenza estremamente gravi come il femminicidio. Un cartello: la violenza sulle donne è inutile, viene da pensare che quindi c'è una parte di società che pensa che sia utile come forma di controllo? Assolutamente sì, una parte di società pensa che occorra tenere sotto controllo le donne, che non possono avere una loro libertà di scelta, di decisionalità, di ambizione, di raggiungere quelli che sono i loro obiettivi, quindi assolutamente sì, siamo ancora indietro da questo punto di vista.